quello è snello, però un po' di fatica, eh. Ci si tiene in forma, Michele. Io direi di riposarci un attimo. E io ne approfitto per dirti un'altra curiosità sulla chiesa di San Michele che prima non ho detto. Siamo qui, vediamo la copertura, il tetto di questa chiesa, e il soffitto della chiesa è un altro capolavoro d'arte. Si tratta di un soffitto ligneo a capriate e cassettoni, interamente decorato, e il decoratore che avrebbe realizzato l'opera è Mastro Gaspare Labbate, abbiamo la data 1739. Una policromia davvero interessante, con dei fiori a 8 petali che richiamerebbero la simbologia dell'ottavo giorno, per cui nella chiesa si ritroverebbe l'assemblea dei salvati. Sono delle interpretazioni, delle letture che si danno di un'opera d'arte che, per quanto dico possa non sembrare così, è sempre simbolica, rimanda sempre ad un mistero ed è celebrativa. Salendo questa scalinata hanno proprio ragione tantissimi commenti che descrivono questo paese come fiabesco, sembra proprio un presepe. Ma io intanto vedo in lontananza l'assessore insieme a Daniele, e se siete d'accordo ci fermiamo un attimo per riposarci, e così passo il microfono a Daniele e prendo un po' fiato. E mentre Michele si riposa, noi incontriamo l'assessore Anna Agostara. Ci troviamo in un luogo bellissimo di snello, da qua possiamo ammirare tutto il borgo. Sì, esatto, qui è un punto strategico dove si può ammirare il paese nella sua interezza e quindi anche come collocazione in una bellissima vallata. E vediamo svettare proprio le guglie, simbolo appunto di una forte matrice religiosa. Infatti sono diverse le feste religiose che qui vengono festeggiate, e in particolare ci troviamo adesso qui a Santa Maria Maggiore, dove il 1 maggio si festeggia la solennità del Santissimo Crocifisso. E per quanto riguarda la giornata invece della festa, si svolge una solenne processione e la vara del crocifisso viene portata a spalla dai confrati vestiti rigorosamente di bianco, a piedi scalzi, con una cintura al fianco e una croce al petto di stoffe di colore blu perché la confraternita nasce in onore di Maria Assunta, a cui è dedicata la chiesa. E per quanto concerne sempre la giornata, prima della grande processione si svolge invece la frottola, dal termine frotta, che significa un folto gruppo di persone in movimento, quali cantori, componenti della banda e i giovani portatori della varigedda, che in determinate fermate cantano e elevano, diciamo, il canto dell'inno sacro al Santissimo Crocifisso, composto nell'Ottocento in due movimenti, uno largo e l'altro allegro. E invece, sempre riferendomi alla frottola, si porta quindi, dicevo, a spalla, viene portata dai giovani questa varicella più piccola, e prima della frottola viene adornata con dei baccelli di fave e con delle spighe.
Concludo dicendo queste parole che sono: evviva l'amore di Gesù crocifisso, l'uso sangus pasto ci salverà. Queste sono le parole emblema dell'intera festa. Ci sono poi altri momenti religiosi di fede qui a Isinello, sì, che magari possono richiamare anche il visitatore? Esatto, durante l'anno ci sono diverse altre feste religiose, a partire da quella del Santo Patrono, San Nicola, che si svolge a settembre, così anche come del Santissimo Sacramento a giugno, oppure a dicembre l'Immacolata, San Giuseppe, diciamo che vengono ancora oggi, sono molto sentite queste feste, quindi al di là della festa anche religiosa in chiesa viene fatta anche la processione. Bene, il nostro viaggio qui a Isinello continua, intanto ci fermiamo qualche secondo per ammirare questo bellissimo panorama. Vediamo anche il parco astronomico lì in fondo. Esatto, sì, lì sorge il nostro parco astronomico. Questa è la parte, diciamo, la zona in cui viene svolta la parte didattica divulgativa, e quindi la cupola rappresenta proprio il planetario e vengono svolte le diverse attività proprio divulgative di astronomia. Poi sorge anche al lato una terrazza osservativa con i più tecnologici telescopi che permettono di fare delle osservazioni quando le serate, diciamo, consentono delle ottime, diciamo, osservazioni. In più vi sono anche gli orologi solari che appunto ci permettono di essere messi a conoscenza di quello che è il movimento del sole, quindi tutto quello che si sviluppa, diciamo, nella volta celeste. Bene, assessore, diciamo che Isinello è un luogo ideale, quindi non solo per chi ama le stelle, ma anche per gli innamorati, perché guardando le stelle certamente si crea un'atmosfera più romantica e poi si possono percorrere queste scalinate, questi vicoli, quelli che abbiamo appena già percorso noi a piedi, che ci porteranno quindi ancora proseguendo per questo itinerario fino alla chiesa. Alla chiesa di Santa Maria Maggiore, sì, dedicata, come dicevo poc'anzi, alla Madonna Assunta, e quindi qui è una chiesa gioiellino, diciamo, considerata da noi un gioiellino, oltre che dal punto di vista della fede, anche dal punto di vista culturale e artistico. Bene, sappiamo che ci sono tantissime chiese, ne abbiamo visto già alcune, tra poco sentiremo anche un altro personaggio locale che ci parlerà proprio nello specifico dei luoghi da visitare qui a Isinello. Intanto, assessore, continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso attraverso questa scalinata.